Sunlight è un campus estivo che coinvolge gli anziani del quartiere Gratosoglio per offrire alle scuole primarie della zona dove sono già attivi i campus comunali un servizio giornaliero complementare di attività sportive in parchi attrezzati della zona. Lei è Paola, responsabile dei campus estivi per le scuole primarie di Milano. Racconta ai bambini la grande novità, Sunlight, luce del sole. Ogni pomeriggio uscirete a fare sport in parchi attrezzati. Vittore, pensionato del Gratosoglio, è arruolato nello staff Sunlight per il servizio pedibus e il primo soccorso. Jay Feng, già allenatore di un'associazione sportiva locale, coordina basket, calcio e pallavolo. Viviana, studentessa in scienze dell'educazione, è responsabile delle attività di accoglienza e ascolto dei bambini. Questo è uno dei parchi attrezzati del comune. Jay Feng allena i bambini di quarta per il torneo finale. Rocco, giocando, si è fatto male. Daniela, dello staff di primo soccorso, lo medica. In un campo vicino, Giada, del gruppo dei più piccoli, impara con Vittore le prime regole basket. Poi anche lei potrà giocare con gli altri. 1, 2, 3, 4 e... hop! Eccoci all'evento finale del Campus Sunlight, dove grandi e piccoli festeggiano insieme la vittoria. Come iscriversi al Campus Sunlight? I genitori dei bambini delle scuole del Gratosoglio da settembre potranno iscriversi all'associazione Sunlight con una quota minima che darà loro diritto a uno sconto sulla quota estiva del campus, oppure potranno iscrivere i propri figli direttamente al campus. In entrambi i casi l'iscrizione avrà diverse combinazioni, in base al numero degli sport che si vogliono frequentare e del periodo di partecipazione. Sono previste riduzioni della quota qualora si iscrivano più fratelli o sorelle. Anche i pensionati del quartiere potranno contribuire diventando membri dello staff Sunlight, pagando una quota minima annuale. Potranno così partecipare a corsi gratuiti di formazione sullo sport. Come avviene la formazione dello staff Sunlight? I genitori e i pensionati del quartiere, che decidono di iscriversi all'associazione, potranno partecipare a dei corsi per entrare nello staff Sunlight. Vittore e Daniela hanno deciso di seguire i corsi di primo soccorso per aiutare i bambini in ogni eventualità. Hanno seguito anche dei corsi per apprendere le basi del basket e iniziare il percorso per arbitrare. Ogni associato potrà decidere di dare il suo tempo e riceverà un rimborso spese per l'aiuto dato. Inoltre, con le competenze acquisite, potranno aiutare le associazioni locali durante l'anno. Perché il servizio è sostenibile? Sostenibilità socio-etica. Miglioramento, coesione sociale. Il servizio offerto ai bambini delle scuole primarie e ai loro genitori è basato su una rete collaborativa di abitanti della zona, in particolare pensionati con più disponibilità di tempo, stimola la coesione sociale e in particolare il dialogo tra generazioni. Potenziamento e valorizzazione di risorse locali. Il servizio valorizza l'offerta dell'amministrazione pubblica locale di campus estivi per il periodo di chiusura delle scuole quando i genitori lavorano ancora. Le attività valorizzano i parchi comunali locali attrezzandoli per un uso innovativo. Consumo responsabile e sostenibile. Il servizio di autobus a piedi, il pedibus, promuove una mobilità locale sostenibile. Sostenibilità ambientale. Intensificazione dell'uso. Il servizio, semplicemente attrezzando i parchi locali, riduce la necessità di costruire infrastrutture per gli sport. Riduzione di trasporti. Il servizio comunitario di bus a piedi per raggiungere i parchi porta a una riduzione dell'impatto ambientale della mobilità locale. Sostenibilità economica. Posizionamento di mercato e competitività. Attraverso il coinvolgimento di persone locali conosciute e motivate, il servizio risulta ricco di qualità e affidabile, anche quando confrontato con più costose offerte private di campus estivi.